quanti siete? C'ho più zeri qua che nel conto in banca. C'avevo pure 10.000. 100.000. 10 gruppetti da 10.000. 100 gruppetti da 1.000. 1.000 gruppetti da 100. 10.000 gruppetti da 10. Senza manca aver chiesto un metti mi piace o iscriviti, Traguardone. Senza essermi mai fatto vedere in faccia. Sono come Freezer, uso il 50% della mia potenza. Sono un Pippo Baudo. E quindi, riassunto accuratissimo del trono del Muori. La storia del Muori. Che potrebbe anche servirti da, non lo so, da esempio su come tu puoi aprire un canale, ok? O un qualsiasi cosa. C'era una volta una personcina che alla tenera età di embrione diceva cazzate. E questa è la prima cosa che ti posso dire. Io non è che, secondo me almeno, funziono, no, nel mio piccolo, perché faccio così. Io sono così e quindi funziono. Quindi la prima cosa, un po' cringetta, lo so, è sii te stesso. Sembra una cazzata, però la gente se ne accorge, no? Tipo qui, chi fai prank? Che è proprio falso come Giuda. Non devi far così. Uno se ne accorge quando uno ti sta più a per culo, no. Quindi non fai il finto simpatico. Ciao ragazzi, benvenuti. Fai quello che sei, perché troverai qualcuno che si relazionerà a te. Nascei, nascesti, nascerebbi. So cicciato fuori e ho continuato a dire cazzate dappertutto. A scuola, al lavoro, in giro. E ha sempre funzionato. E allora mi sono detto, facciamolo pure sul web. Visto che il mio lavoro in teoria è webmaster, web designer, ho lavorato con un sacco di gente, pure aziende grosse, c'ho pure i pezzi di carta, quindi un lavoro ce l'ho. Però, visto che ero anche questo campo, ho aperto un po' di pagine Facebook, così per fare i memini, per dire le cazzate, solo sotto forma di memino, è la stessa cosa. Per questo odio i freebooter, perché un meme è una battuta, e tu non te puoi fregare le battute degli altri, cazzo. Che cazzo avrei a fare le cose, se non c'hai un cazzo da dire, vi consacro tutti. Un po' dei meme a tempo perso. Poi si disse, ma fammo uno al giorno. Una settimana dopo che mi sono detto, piamola un po' sul serio, feci gli stemmi e arrivai da 300 a 10.000 persone in 2 settimane. Se sei uno sconosciuto, se tu fai le cose e alla gente piacciono, la gente arriva. Perché io la prima cosa a cui pensai fu, come cazzo mi avete trovato? Come avete trovato? Come? Anche perché altre pagine mi avevano ricaricato, non condiviso, non c'ha mai il tasto condivisione, c'ha la polvere proprio, c'ha il morbo grigio, la roba mia. Ma io ingenuamente all'inizio ero contento. Ma se qualcuno ti ricarica la roba tua, non lo fa per te perché ti dà una chance, lo fa perché vuole i like, capito? Ma la gente ti trova col passaparola, con le cose. Se c'è qualcosa da dire, la gente ti trova. È un anno così, a ride tutti felici. Io mi ricordo quando feci 1.000 mi piace sulla pagina Facebook, che non so un cazzo, però io, a me mi sembravano proprio wow, ma che davvero. Durante la sesta stagione cominciai a pensare all'idea di far video, ma stavo a lavorare in sto paese di merda che te sfrutta e che te fa pensare no intanto lavoro, poi farò, fallo subito se vuoi fare qualcosa. Ma siccome non c'avevo tempo, feci solo i riassunti scritti, che andavano da paura. Quindi i riassunti ho cominciato un anno prima, solo scritti. Però continua un altro po', arriviamo alla settima stagione e mi decisi a fare riassunti, e questo è l'inizio del canale. Estate 2017, l'estate della demonetizzazione. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. A me non importava, perché dopo il primo video, a parte quello dell'alfabeto che avevo già postato sulla pagina, e riuscendo a prendere la monetizzazione abbastanza velocemente, basta che fai gli step che te dice, vidi che in un giorno, dopo un video, avevo fatto... Non lo so se te lo posso dire, perché dicono che nei contratti di YouTube, cioè, non lo puoi dire, ma io non ho mai letto il contratto. Io so come te, non è che mi sto... Firmo. Diciamo che ho preso dai 10 ai 20 dollari. Mettiamolo che non t'ho detto niente. In un giorno. Io pensai, cazzo, poi aver fatto qualcosa che mi piace? Per montarlo ci ho messo 30 ore in 2 giorni. 30 ore su 48. Però bello, ci si potrebbe pure campare. Però così non riuscirei mai a fare un video al giorno. E allora mi misi a fare i vlogghini. No! Continuai a fare video ad agosto, dove non ti pagano un cazzo. A agosto spariscono tutti gli youtuber, chissà perché. Perché non paga un cazzo. È così, basta, è inutile che... Io non è che te dico fidati, io sono youtuber, sì, ma io non me ne fotte proprio, te lo dico, è così, stacce. Continua giorno e notte. A me mi pia bene, capito? Quindi io continuo come... Me troveranno morto. Ma YouTube, quell'estate, cazzo, proprio quella, decise che al mondo esistevano solo cose belle e che le cose brutte dovevano essere nascoste agli occhi dei piccini che ci guardano in pubblicità, che usufruiscono del nostro servizio, che noi lo facciamo per loro. Quindi
tieni il gameplay di Fortnite, piccolo angelo. Tieni, cibati di lui. E il trono cominciò a fare anche lui gameplay, fine. No! Il trono del Muori sapeva che non esistevano solo le cose belle, ma esistevano anche le cose brutte. Parlare delle cose che piacevano a lui. Ma mannaggia Pufferbacco, che disdetta per dindindina. Le cose che piacevano a lui erano quasi tutte cose brutte. YouTube allora la prese bene e gli demonetizzò tutto l'universo, how could this happen to me? Impedendogli di campare con questo, con i suoi video, che ognuno è un orcruxino. Ci metto l'anima ogni volta c'è sputo il sangue, inottate in un dormo, gli occhi e vene schioppate. YouTube però decise no, perché non gioca a Fortnite, mortacci tua, gioca a Fortnite, non me va. E allora tutti i simbolini gialli. Il trono allora decise di fare i prank, fine. No! Di continuare a fare quello che cazzo mi pare. Iniziò Berserk, che fu demonetizzato pure lui. Io già lo sapevo che mo demonetizzavano, ma un conto è sapello, un conto è vedello, che però adesso me l'hanno rimonetizzato. Tutte e due, sopra i 60.000 views. Grazie, eh! È il primo giorno quello che conta, che manco mai nelle tendenze se sei demonetizzato. Questa è proprio un'infamità, eh. Vabbè i sordi, ma fammi entrare nelle tendenze. E ma a me che me frega fatte tale tendenze se non c'è sta né pubblicità. Ho capito, YouTube! Te faccio un esempio. Il video mio più visto è quello di Death Note, che c'ha 450.000. Madonna, ragazzi, guarda le views. Ma com'è possibile? Lo sai quanto ci ho fatto? Niente! Niente! Cioè, minimo mi hanno levato 1.000 euro da ste views, fidate più o meno. Non posso dirlo, vabbè. Penna stronzata, perché ho messo la musica di Death Note per 20 secondi a quel pezzo lì, no? E ok, questo l'ho imparato dopo. Un altro consiglio che ti do: non puoi mettere la musica per più di 2-3 secondi. Non lo fa, perché sennò te fottono, non lo fare. Ci posso anche stare. Io però, con un click, posso levarla quella canzone e fai sordi. Potevo farlo dall'inizio. Sai quando ogni tanto vedi video che una certa diventano muti e tu fai che cazzo succede? È perché hanno cliccato. Ma è giusto, no? Perché non mi puoi levare tutta la monetizzazione di, che ne so, di un video di mezz'ora per 3 secondi. Quindi lo feci anch'io. No! Perché sennò il video sarebbe stato storpio. I video bran. No, un po' troppo. Guarda. Bello, bello, muto. No! Io l'ho pensato così. E deve essere così. E vaffanculo la musichina, il copyright, l'ora persi, i soldi. Voglio che valga la pena di essere visto. Io così faccio i video, che deve valere la pena. No! Cazzo! L'intervista tripla! Ma va a cagare! Harry Potter 1, uguale! E altri! Ma mi sto rendendo conto che non posso fare sto discorso ogni volta. E ogni volta non posso vedere i commenti, apri Patreon, apri Patreon, apri le donazioni. No! Ho due scelte. O parlo di Harry Potter, o di queste cose, che io a 100.000 ci arrivavo 4 mesi, avessi fatto solo Harry Potter. Però no, ho iniziato il trono, finisco il trono, me le demonetizzeranno tutte, ma voglio fare quello che mi pare. Però Harry Potter muori in ottobre, sì, arriva Harry Potter, tranquilli, tranquilli, perché mi piace, arriva. E quello mica me lo demonetizzano, e grazie al cazzo, i maghetti, gli unicorni, porca puttana. Ma non si può vivere solo così. Non esistono solo maghetti, coniglietti e prati verdi, Esistono pure gli schiopo di cazzo. Oh, apro le donazioni. Cazzo. E Patreon? No, Patreon no. Oppure faccio i vloggini, la facciaci una giorno a sé. No. Ma non è perché voglio buttare merda nei vlog. Mo parliamo se chiaro. Se uno fa vlog va bene, se a te ti piace vedere qualsiasi cosa. Uno che ci prova, per me merita sempre rispetto. Però secondo me, per come li voglio fare io, se non ci butti almeno 10 ore, non è un video. Deve valere la pena di essere visto. Cioè che uno ci si è messo, capito? Secondo me. Visto che ci stanno tanti commenti che mo chiedono, io ringrazio, però io non capito perché c'è questa fregola dei donagli YouTube. Almeno vendo il culo a voi. No, le multinazionali ciccione, che io da loro voglio solo le ads. Voglio le pubblicità da loro. Oppure dovrei affiliarmi ai siti, no? Che te fanno le robe scontate. Ma che vuoi? Ma io devo venire, fanno mia, no? Rispetto perché io fa, ma io non lo faccio, no? Che pensi, non mi hanno contattata la gente? E via qua, e fai gli eventi, e fai le fiere. Ma che davvero? Ma io te lo fa guadagnare chi fanno mia? Ma chi cazzo sei? Questo è un messaggio a tutta l'azienda, se volessero contattarmi.
lo sconticino! Solo se fa PD e donazioni. Patreon no. A me Patreon è come avere i datori di lavoro. Ok che te vogliono bene, ok che il pensiero non è quello, per carità, regà. Però voi dovete pensare come se fossi te, no? Cioè, arriva gente e te dona al mese, magari ti chiede le cose. No! No! Lascia me, mi mette ansia Patreon. Per quanto riguarda le donazioni, mo famo un bel discorsetto. Che è molto serio, che è veramente quello che penso. Che è quello che mi ha impedito da fare donazioni fino a mo. Però io te dico, uno, non te fida mai di youtuber, lo sai che ti voglio bene, ma che cosa ti voglio bene? Siamo persone, oh, parliamoci con cazzo di rispetto. Porca mignotta. Le donazioni io le intendo così, come il cameriere. Tu vai a mangiare fuori, gli dai un euro in più. Tu c'hai tutti i video mia dove io parlo delle cazzate e mi dai un euro, due. Ma se sei minorenne, senti a me, se sei minorenne, magari normale, no, coi sordi, che ha la paghetta. Senti, senti una cosa che non lo so se ha mai detto qualcuno, ma penso di sì, spero di sì. Se sei minorenne, vuoi donare youtuber? Ti è i sordi! Hai capito? Se sei un senza reddito, ti etta i sordi. Se vado a un euro come se fosse un caffè, no 10 euro così lui mi vuole bene, ma che cosa? Oh, ti etta i sordi. Io non so manco se sia giusto che i minorenni donino, ma no perché sei stupido, non ti voglio fare discorso da vecchio, però c'hai meno esperienza. Le donazioni devono essere disinteressate, non voglio sapere niente, pure se mi dai 1000 euro. Non pensare che io te tratti in modo diverso. Perché io, bene o male, testimoni uscite fuori, se tu mi scrivi su Instagram, su Facebook, i messaggi privati, io bene o male rispondo a tutti. E tutti mi fanno pure mai risposte, grazie al cazzo. Non creda chi dice... Vabbè, adesso stanno a diventare un po' tantini, però, cioè, a vedere i messaggi, clicchi, rispondi su 2 secondi, Non è che ci vuole niente, E quindi se tu non mi doni un cazzo o 8 milioni, uguale, ti risponderò sempre. Perché deve essere? T'ho fatto ride? Mi doni $1. Ok, ce sto. Mi sento anche in debito, cazzo. YouTube allora capì che il trono voleva continuare a fare Berserk, il trono del muori e tutte le robine dove tagliano le capuccine. E gli demonetizzò proprio tutti i video. E il trono fu costretto ad aprire Patreon, fine. No! Oh, quello che volevo dire, ho detto. Un po' di me, ce ne da 100.000, è stato un piacere. Alla prossima col libricino, e poi il trono, e poi Harry Potter, ottobre, sì. Ciao! Ma siamo arrivati a 100.000? Manca ancora una cosetta? Forse dovrei fare quello che tutti state aspettando, Mostrare la mia faccina! Ecco, Mo lo faccio! Oddio, sta per succedere! No! No, ma sai perché? Perché non è importante. Mo, ti rifiamo il discorso. Potresti, pensa se tu fossi al mio posto. Tu fai i tuoi video, che ti piace farli. Parli delle cose, a te ti piace fare una cosa. Altro consiglio che ti do, consiglio finale. Ti piace parlare di qualcosa, ti piace, fatti un video, fallo. Ognuno c'ha una cosa di cui va forte. Quella, usa quella. Qualsiasi cosa tu sappia fare. La prima ragione per cui non voglio mostrare la faccia è perché voglio andare in giro tranquillo, senza la gente che magari mi conosce e mi fa: oh, sei il trono del muori. Tu vai in giro solo perché fai il lavoro tuo. È come, non lo so, aver vinto la vita senza merito però. Perché poi io sono uno che io e te se conosciamo, io comincio a incazzate e tu dici: oh, vedi, quello è forte. No, che quello è forte già dall'inizio. A me mi farò dire pure questo. Pure voi, regà, non date troppa importanza ai VIP in generale, agli attori. Quello fa i milioni, ma perché fa finta di essere qualcun altro. Non è che ci vuole il talento, quello che ti pare, ma... Così ho iniziato, così è andata. Questa è la mia speak my life, tiè. E ti ripeto, se vuoi fai video, hai visto io che ci ho messo? Falli pure te, io c'ho un microfono da 7 euro. Basta solo la fantasia. Donate, no, non lo dirò mai, cazzo, Se donate, donate poco. Quello che ti posso dire io, che ti ho sempre detto, è guarda le pubblicità. Tipo pure non iscrivere, frega un cazzo. Basta che guardi pubblicità e siamo soci. Ciao. Ho perso le donazioni. Ho perso.